Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale Kiryu 1984 e al consueto appuntamento con le uscite manga da settembre 2020. Iniziamo da J-Pop Manga che pubblicherà Jibaku Shonen Anako-kun di Hiro Aida, una serie con 13 volumi per ora in corso in Giappone al costo di 5,90€ per 172 pagine. I sette misteri sono famose leggende urbane giapponesi e ogni scuola ha le proprie. Tra queste, una delle più note è quella di Anako, il fantasma di una ragazza che infesta i bagni di un certo piano. Anche l'Accademia Kamome ha la sua versione di questa leggenda. Le voci sostengono che il fortunato che riuscirà a evocare Anako con successo vedrà realizzarsi ogni suo desiderio. Attratte dalla leggenda, molte persone hanno tentato l'impresa, ma quando Nene Yashiro, con la sua cotta irraggiungibile, cerca l'aiuto di Anako, scopre che la ragazza in realtà è un ragazzo. Per una serie di sfortunati eventi, la studentessa finisce coinvolta in un'avventura soprannaturale, diventa l'assistente di Anako e scoprirà quanto può essere fragile l'equilibrio tra mortali e spettri. Sinceramente questo non mi sembra proprio di mio interesse a leggere la trama, né tantomeno a guardare i disegni. Comunque, se volete farvi un'idea, esiste anche un anime prodotto dallo studio Larche, che è lo stesso che ha fatto Radiant. Poi arriverà un manga che attendo davvero moltissimo, ovvero Blue Period volume 1 di Tsubasa Yamaguchi, al costo di 6,50€ per 192 pagine. Questa serie al momento è composta da 7 volumi. Yatora è un liceale tanto intelligente quanto abulico e privo di stimoli, finché non sperimenta la pittura. Terminato il liceo, decide così di intraprendere una strada più difficile rispetto all'università, che lo accoglierebbe a braccia aperte, puntare all'ammissione in una prestigiosa accademia d'arte. Scoprirà che l'impegno e la volontà di applicarsi non bastano per realizzare un'opera che conquisti, ma che bisogna essere disposti ad aprirsi e comunicare allo spettatore tramite la tela, e anche a soffrire, incassare colpi e rialzarsi. Arriva il manga che in soli 3 anni ha conquistato i più prestigiosi premi del fumetto nipponico. E infatti questo manga, che attendo molto perché mi piace tanto come trama e anche come disegni, anzi devo dire soprattutto come disegni, che mi hanno stregato sin dalla prima volta che li ho visti, è stato in nomination nel 2019 al Manga Taisho e consigliato nella lista di Kono Manga Gasugoi, e in più ha vinto il Manga Taisho 2020, il Kodansha Manga Award 2019 e la 24esima edizione del premio culturale Osamu Tezuka, quindi sicuramente non quisquiglie. Anche perché solitamente i premi giapponesi dei manga, rispetto alle altre premiazioni che ci sono un po' in giro per il mondo, hanno davvero una valenza culturale e importante rispetto a quello che premiano. E quindi non vedo davvero l'ora di leggere Blue Period. Poi leggeremo The Song of Yoru and Asa di Arada, un volume unico al costo di 6,90€ per 212 pagine. Dopo Yatamomo, Color Recipe, Nega e Posi, arriva un nuovo volume della maestra dello yaoi Arada. Nel backstage di un concerto, uno degli ambienti più promiscui conosciuti dall'uomo, si incrociano le strade di Asaichi e Yoru. Il primo è un cantante con una voce mediocre, interessato solo alle ragazze che gli ronzano intorno, e pesantemente omofobo, mentre il secondo è il nuovo bassista della band stranamente attratto da lui, nonostante la crudeltà con cui viene trattato. Questa è la loro storia, trasgressiva e a ritmo di musica. Questo sinceramente mi interesserebbe anche come trama, poi ambientato nel mondo comunque della musica che io amo, potrebbe sicuramente interessarmi, però ho già letto Yatamomo di questa autrice e non mi aveva detto granché, anzi quasi nulla direi, quindi sono un po' dubbioso, però sicuramente gli darò un'occhiata. E poi ci sarà anche una specie di sequel, credo che sia, ovvero The Song of Yoru and Asa Encore, sempre di Arada, volume unico, 235 pagine a 6,90€. Ogni concerto che si rispetti ha un encore, e anche The Song of Yoru and Asa fa il bis. La relazione tra Asaichi e Yoru è appena cominciata e la popolarità della band aumenta sempre più, soprattutto tra le ragazze. Riuscirà Asaichi a conciliare le sue ambizioni da frontman con i contrastanti sentimenti che prova nei confronti di Yoru, il bellissimo bassista così ciecamente innamorato di lui? Poi vedremo la nuova opera di un artista molto interessante che ho anche intervistato, infatti trovate la sua intervista qui sul mio canale. Sto parlando di Tetsuya Tsutsui, che ci presenta Noise, anche in box, in 3 volumi, che compongono la serie completa, al costo di 22,50€ per il box, 7,50€ i volumi singoli, per 192 pagine cada uno. Keita, un contadino che vive in un paesino di campagna che rischia di spopolarsi completamente, crea una varietà di fichi che conquista subito un'enorme popolarità, e
diventa un vero e proprio fenomeno del web, attirando l'attenzione di tutto il Giappone. L'uomo è inizialmente entusiasta dello scalpore frutto del suo lavoro e si convince che servirà a far tornare a casa con lui la moglie e l'unica figlia, ma a raggiungerlo è un'altra persona legata in qualche modo al suo passato, un uomo poco raccomandabile che minaccia di trasformare il suo quarto d'ora di celebrità in un incubo. Una nuova esaltante miniserie dal maestro Tetsuya Tsutsui, tra i più acclamati autori di thriller in Giappone, adorato dal pubblico per il suo stile di disegno realistico e tagliente e per le trame che esplorano con intelligenza temi forti dell'attualità, dalla politica alle tematiche ambientali. E questo sicuramente ve lo consiglio perché Tetsuya Tsutsui è un autore da scoprire, molto molto interessante. Se volete saperne di più, appunto, vi ricordo nuovamente che esiste la mia intervista a questo autore che trovate qui sul canale. E infine l'ultima novità per settembre di J-Pop è davvero molto interessante, di un altro autore che adoro, ovvero Frankenstein di Junji Ito, un volume unico al costo di 15 euro per 408 pagine. Continua la serie di antologie dedicata al più noto esponente del manga horror, Junji Ito, con un volume che raccoglie una delle sue opere più celebrate e attese, la rilettura del classico gotico di Mary Shelley, Frankenstein, un adattamento fedelissimo al libro originale, estremamente efficace nel dipingere l'orrore agghiacciante e senza pietà del mostro angosciato e solitario e della bestia ancor più disgustosa che lo ha creato, anche grazie al dettagliato chiaroscuro per cui il mangaka è noto, un capolavoro premiato nel 2019 con il prestigioso Eisner Award e che dimostra ancora una volta come Ito, storia dopo storia, si confermi un maestro che alla quantità di pagine prodotte unisce una qualità fuori scala. E devo dire che concordo su ogni parola, è un grandissimo autore Junji Ito e poi io, essendo un grande estimatore proprio di Frankenstein, sono davvero molto curioso di leggere questa storia, che poi è una delle poche che effettivamente rilegge in maniera molto fedele il romanzo di Mary Shelley, quindi il romanzo originale, da dove viene questa figura, questa icona dell'horror, che nel corso degli anni, grazie a riletture, remake, film, fumetti, serie TV o quant'altro, ha subito poi inevitabilmente diverse modifiche, piacevoli o meno. E come per Tsutsui, anche Junji Ito è stato tra i miei ospiti per un'intervista fatta nel 2018, quindi cercatela sul canale. Per Planet Manga uscirà Dororo Yakimaru, la leggenda di Satoshi Shiki sul soggetto originale di Osamu Tezuka, 192 pagine al costo di 7 euro. La leggenda di Yakimaru e dello scaltro Dororo rivive nel nuovo adattamento di Satoshi Shiki, L'attacco dei giganti Before the Fall. Per assecondare le proprie ambizioni, un samurai concede a 48 demoni altrettante parti del corpo del figlio nascituro, che sopravvivrà alle menomazioni e dichiarerà guerra ai suoi aguzzini. Questo lo prenderò sicuramente, ovviamente, da grandissimo collezionista di Osamu Tezuka, anche se di solito non mi aspetto granché da questi remake, però vedremo, perché comunque Satoshi Shiki è un autore, diciamo, niente male, anche se sicuramente non rientra proprio tra i miei preferiti, ecco, diciamo. Poi vedremo Pet, una serie in 5 volumi, racchiusa in un cofanetto dal costo di 49,50€, mentre i volumi singoli saranno 9,90€ per 272 pagine, alla scoperta di un mondo in bilico fra inconscio e follia. In un'unica soluzione, all'interno di un prezioso cofanetto, i 5 volumi dell'opera che ha ispirato la serie anime disponibile su Prime Video, un salto nel buio della mente umana che non dimenticherete facilmente. Questo mi sembra interessante sia per i disegni che per la trama, però probabilmente, visto anche il costo elevato di 9,90€ per dei volumi di 288 pagine, anzi di 280 pagine, scusate, probabilmente prima di comprarlo darò un'occhiata all'anime disponibile su Prime Video. L'edizione sarà con sovracover, effetto telato e metal a caldo, che non sappiamo effettivamente ancora cosa voglia dire, però sicuramente sappiamo che influisce sul prezzo abbastanza esoso a mio avviso. Per Star Comics uscirà Koyoharu Gotouge Short Stories al costo di 5,90€ per 208 pagine. In questa affascinante raccolta di storie autoconclusive potrete assaporare l'essenza del talento del maestro o maestra, perché ancora non si sa, Koyoharu Gotouge, artista di punta della scuderia Weekly Shonen Jump. Nei 4 racconti qui contenuti seguiremo il suo percorso a partire da Caccia del Cacciatore, manga di debutto che ha persino ottenuto una versione animata, precursore dell'osannato Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Il viaggio poi prosegue con i fratelli Monjushiro,
un'opera insolita a cui è dedicata la copertina di questo volume, per poi finire con Rokkotsu e Aeniwa Zigzag, che hanno entrambi fatto ampiamente parlare di sé all'epoca della loro pubblicazione. Un'occasione imperdibile per scoprire il mondo di questa stella nascente dell'universo dei manga. E questo sicuramente mi interessa perché a me Demon Slayer sta piacendo molto, devo dire la verità, e quindi sono curioso poi di vedere quelli che sono stati gli albori di questo autore, autrice. Un'altra novità molto interessante è Kaguya-sama Love is War, di cui a settembre usciranno entrambi i volumi 1 e 2 di A Casa Casa al costo di 5,90 per 212 pagine. Tra i corridoi dell'istituto Shuchin, che accoglie solamente gli studenti più brillanti destinati a un futuro di successo, avviene l'incontro tra Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane, rispettivamente vicepresidente e presidente del consiglio studentesco. In linea teorica i due sono attratti l'uno dall'altra, ma è già passato metà anno e ancora non è successo nulla. Entrambi molto orgogliosi e convinti che in amore perde chi si dichiara, fanno di tutto pur di non essere onesti con se stessi, cercando piuttosto in tutti i modi di spingere la controparte a dichiararsi. Schierate le forze in campo, si alza il sipario su una commedia romantica che è una vera e propria guerra di intelligenza. Mi sembra molto molto interessante e poi mi è stato consigliato caldamente anche dal mio amico Giaggio, che vi consiglio di andare a seguire anche sul suo canale, nonostante si occupi maggiormente di anime, comunque fa dei video molto molto interessanti, che durante il nostro corso, il nostro master per la comunicazione di comics manga, mi ha veramente fatto una testa così, convincendomi assolutamente a leggere Kaguya-sama, quindi sicuramente proverò i primi volumi. Per Ikari Edizioni uscirà La Dimora Oba, Lion Books volume 1 di 3 di Osamu Tezuka, al costo di 29€ per 640 pagine, il primo dei tre eleganti volumi che raccolgono alcuni dei migliori graphic novel di Tezuka, una serie di storie indipendenti dove troviamo il Tezuka più ispirato e originale, libero dalle costrizioni della serialità, perfetto per chi ama Tezuka e per chi vuole iniziare a conoscere questo gigante del fumetto e dell'animazione. Cosa vi devo dire? È Tezuka, ovviamente lo comprerò, lo leggerò e molto probabilmente lo adorerò. Per Dignity Manga poi uscirà un volume che vorrei assolutamente comprare perché mi intriga tantissimo sin da quando è stato annunciato, però costa veramente tanto anche questo, quindi vedremo un attimino, ed è Hot Rod volume 1 di Taku Tsumugi al costo di 29,90€ per 400 pagine, uno degli shoujo più rappresentativi degli anni 80, un classico da milioni di copie vendute, incentrato sulla vita di alcuni adolescenti e della loro ribellione alla società degli adulti. Ambientato nello shonan, nel mondo delle bande di motociclisti, Hot Rod è una storia di formazione che dà voce a una generazione di giovani incompresi che fa fatica a trovare il suo posto nel mondo, quindi sicuramente interessantissimo, un po' come se fosse una versione shoujo, una visione più femminile di un mondo che abbiamo visto ad esempio già in prodotti come GTO, Shonen Jump Gumi, quindi sicuramente molto molto interessante, però non so se riuscirò, diciamo, a prenderlo subito appena uscirà. E poi, sempre per Dinit, Misumiso, Anemone Epatica volume 1 di 2 di Rensuke Oshikiri, 328 pagine per 19,90€, bullismo e vendetta a tinte horror. Haruka Nozaki si trasferisce in una nuova scuola di campagna, dove diventa il bersaglio di una serie di brutti episodi di bullismo. Quando i suoi genitori muoiono in un incendio, la sofferenza si trasforma in odio e la ragazza inizia a tramare vendetta, dall'autore di High School Girl. Anche questo sembra abbastanza interessante, devo dire, leggendo la trama e guardando alcuni disegni, quindi sicuramente gli darò un'occhiata in futuro. E queste erano le uscite manga da settembre 2020, fatemi sapere anche voi con un commento qui sotto cosa comprerete, cosa vi attira di più, se volete maggiori informazioni su qualcosa. Aprite il box informazioni pieno di info utili su come aiutare il canale, quindi donando, facendo i vostri acquisti su Amazon attraverso il mio link affiliazione, che per voi non farà cambiare assolutamente nulla, mentre a me darà una piccolissima percentuale, e dove seguirmi sui vari social, in particolare Instagram e Twitch. Se il video vi è piaciuto, per sostenere il canale potete lasciare un bel like, che è gratuito, facile e veloce, così come fare una condivisione e iscrivervi al canale attivando le notifiche. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!